chiama Un Natale per Tutti, l'iniziativa di Fondazione Mona Lisa Onlus per questo Natale 2020, così speciale ma non meno carico di significato. Nel negozio che si trova in via Fabrone 18 ad Arezzo, aperto dalle 10 alle 19 fino al prossimo 6 di gennaio, sarà possibile fare regali solidali che andranno a sostegno dei progetti della Fondazione. È un negozio solidale, pensa soltanto al futuro, perché Mona Lisa è dalla parte di là, qui è la Fondazione che si è messa insieme con un agreement naturalmente con l'SPA per sostenere e ottenere delle risorse per poter andare avanti con la Fondazione. Fondazione Mona Lisa appunto sosterrà nello specifico due macro progetti. Il primo volto proprio ad aprire una sorta di ludoteca dove bambini del quartiere appunto di Saione avranno la possibilità di passare appunto il loro tempo in maniera gratuita con i nonni e gli anziani, diciamo, grazie a una collaborazione che la Fondazione Mona Lisa Onlus ha fatto con l'Università dell'Età Libera. E quindi all'interno appunto di questo bellissimo spazio andremo ad aprire questo spazio che abbiamo chiamato SAI, quindi Senior Arezzo Infanzia, dove ci sarà un sano scambio intergenerazionale fra i bambini e i nonni. Invece Musica per Sempre appunto darà la possibilità a bambini di Arezzo e le cui famiglie hanno situazioni sociali un po' più complesse di partecipare a corsi di musica gratuiti e anche noleggiare gli strumenti musicali, quindi per potersi avvicinare alla musica in maniera gratuita. Ad accogliere chi vorrà partecipare a questa iniziativa, una studentessa dell'Arezzo Ethic Academy che così riuscirà a mettere in pratica tutto quello che è stato il suo percorso formativo e gli studenti del liceo artistico di Arezzo. Mi chiamo Melanie Quartini, ho 20 anni e attualmente sto facendo lo stage qui nel Natale per Tutti di Mona Lisa, poiché ho frequentato, cominciando a ottobre 2019, un corso che ha organizzato la Arezzo Ethic Academy. Questa iniziativa per l'appunto permette di mettere in pratica la parte di web marketing, pubblicizzando online Natale per Tutti, il contatto con il cliente che comunque fa parte della comunicazione. E l'obiettivo è questo, abbiamo fatto 300 ore di lezione e adesso, anche grazie a questa iniziativa, svolgeremo le 200 come stage. Facciamo principalmente storie e post tramite Instagram, anche Facebook e poi ovviamente non può non mancare WhatsApp, quindi abbiamo sparso la voce a neomamme, a nonni con i nipotini e un po' a tutti quelli che potrebbero essere interessati a fare un regalo che abbia uno scopo solidale. Sono un'alunna del liceo artistico di Arezzo e faccio l'indirizzo di moda e costume teatrale. Aiuteremo come volontarie, poi per noi questa esperienza varrà anche come scuola lavoro e comunque vada, è sempre bene affacciarsi anche a noi alunne nella prospettiva del mondo del lavoro, quindi noi studiamo moda e per noi è un'occasione perfetta per iniziare in questo mondo. I capi Mona Lisa avranno ovviamente un prezzo solidale, l'invito è quello a partecipare numerosi. Si sa che si fa del bene, quindi qualsiasi cosa si possa prendere a 5 euro, io credo che sia una bella mossa che l'Aretino può fare.